Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Questo è un gioco per nerd, questo è un gioco non per tutti, ma che farà assolutamente la gioia dei fanatici che, come me, amano magari le statistiche o fare le cose più semplici nei modi più complicati. Siamo su Delta V Rings of Saturn. Un gioco che trovate su Steam a 8,19€. Io nel momento in cui sto registrando è in promozione a 4€, prezzaccio assolutamente. Gioco che è in continuo sviluppo, ve lo faccio vedere. Che cosa siamo? Siamo dei minatori spaziali, un po' sullo stile, un po' delle serie TV dove si scava, adesso non ricordo mannaggia il nome della serie, dove si scavano le belt di asteroidi, ma siamo sugli anelli di Saturno. La storia inizia con noi, che dobbiamo affrontare questa sorta di tutorial, quello che vedrete in questo video. Quello che ci ha detto il gioco è: più cargo avete, più dovete, più sprecate benzina. Quello che vedete ora è il riassunto di tutto. In basso a destra vedete che ci viene mostrato che tutte le cose, ci sono anche questi appunti dove dice le cose rosse sono rotte, quelle che lampeggiano sono attive. E qui invece c'è in fondo, dove c'è il simbolino qui, c'è il reattore che quando si riempie si surriscalda e quindi dobbiamo sgasare, diciamo, per dissipare un po' il calore. Stessa cosa qua in alto, la rossa è rotta e illuminata è in attività. Prima cosa che dobbiamo fare è premere il tasto X per fermare i nostri motori, perché dobbiamo subire un'ispezione ed è il tutorial. Sembra che tu sia in ritardo per il tuo periodico tempo di ispezione, insomma. Ora, prima cosa facciamo un check sul tuo i tuoi sensori di orientamento. Prendi la nave e tienila in posizione 0. Lo possiamo fare in due modi, lo possiamo fare in manuale o in automatico. Lo possiamo fare con sinistra-destra, farla ruotare, oppure con il mouse, vedete, la mettiamo, possiamo ruotarla, però non è proprio col tasto destro, vedete, la ruotiamo così, premo di nuovo X così me la ristabilizza. Ora dobbiamo sistemarla a 90 gradi, io la ruoto in questo modo, anche se non sono i sensori, i motori, gli RCS giusti, però la mettiamo giusta, così, perfetto, premo X così la rifermo. Sembra che sia tutto funzionante. Ora la tua velocità dei sensori accelera fino a 20 metri al secondo, quindi acceleriamo, vedete che qua ci mostra quanto stiamo andando, acceleriamo fino a 20 metri al secondo. Ok dai, ora torna a 5 metri al secondo e vai a meno 5, scusate, quindi andiamo indietro e non riesco preciso, mannaggia. Bene, tieni la tua posizione ora, perfetto. Ora ci viene spiegato come andare avanti, come minare, beh, ve lo sapremo. In alto a destra, oltre ai propulsori che ci stanno tenendo, vedete gli RCS che si attivano, ogni tanto ne lampeggia uno perché ci mantiene in posizione stabile, sotto abbiamo la quantità di propellente, il transit reserve che non so cosa sia, il time di transit 12 ore, il delta V che abbiamo, mass driver, cioè insomma abbiamo un sacco di roba. In basso a sinistra invece la stiva, bisogna fare attenzione alla stiva perché se andiamo troppo alla deriva senza accelerare la roba può uscire. Il gioco ci dice perché davanti e da davanti esce la roba, vedete che posso aprire la stiva, no? E quindi dobbiamo accelerare per riscaraventare tutto il materiale sul fondo della stiva. Facciamo un check del nostro scavatore, lo apriamo, vedete che abbiamo aperto i portelloni davanti, anche col tasto invio. Ho trovato delle ore davanti, delle pepite, eccole lì. Vola lentamente e poi apre lo scavatore. Queste sono cose che mi fanno letteralmente impazzire. Potete prendere col mouse e trascinare ed è la guida, diciamo, quella automatica. Ci stiamo sistemando, la apro. Preso e vedete che entra, si vede il sensore che rileva che questa cosa è andata sul fondo. Perfetto. Mi fermo. Ok. Questo è una sorta di scanner che ci consente di scansionare. Vedete che poi c'è il radar. Permette di scansionare varie cose con F, quello che c'è davanti a noi.
dobbiamo settare la velocità relativa su un obiettivo, quindi in questo caso mettiamo questo e ci mette alla stessa velocità, soprattutto se questo oggetto in movimento ci porta alla stessa velocità. Con lo spazio possiamo sparare e vedete che liberiamo delle cose scintillanti che ci rimbalza addosso. Fermati, X. Mi faccio portare alla stessa velocità dal mio sistema di controllo. Ora stiamo andando praticamente alla stessa velocità. Il problema è che abbiamo questa cosa davanti che ci finiremo addosso, ma va bene. Abbiamo danneggiato forse uno di questi propulsori. Comunque adesso ci siamo portati più o meno alla stessa velocità. E l'abbiamo scaraventata via quella cosa lì. Mannaggia, schiva! Ok. Prendiamo questa, va, che è più agevole. Ci adattiamo, apriamo. Andiamo a prenderla. Ok. Possiamo anche fare cose del tipo così. Agganciarla e poi la rompe. E quindi riselezioniamo il blocco, ci mettiamo uguali alla stessa velocità e la tiriamo dentro di noi. E ne abbiamo tirata dentro un altro. Intanto vedete qua sotto si sta completando, si sta aggiornando la quantità di materiali e anche che cosa abbiamo all'interno. Comunque ora fermiamo la nave e iniziamo a usare W, S, A, D, Q ed E per muoverci. Il gioco ci dice ok, questo è il modo di muoversi manualmente, usando o accendendo manualmente gli RCS che conosciamo bene dai tempi di Kerbal Space Program. Ok, buono. Ora la main torch, con questo possiamo accendere il propulsore principale. Vedete che prima nello scontro abbiamo danneggiato un RCS che dovrebbe essere tecnicamente questo, che è un po' più danneggiato degli altri, ma va bene. Full stop con la X. Perfetto, ultimo punto. Porta il tuo onboard maintenance system, J, bellissimo questo. Questo qua ci fa vedere, sembra essere funzionale. Questo conclude la ispezione remota, puoi tornare alla stazione quando pronto o stare nel ring, diciamo nell'anello, a minare. La tua licenza è buona per one dive, un'uscita, insomma. Buoni profitti e abbi cura di te. Gli anelli sono posti pericolosi. Enceladus out. Ok, qua vedete che possiamo andare a regolare slide per trasferire potenza, non prendere potenza dalle cose rotte. Abbiamo l'astrogator, che non so cosa sia, ma penso sia il livello dell'anello in cui ci troviamo. Il geologist, che non so cosa sia. Non so onestamente dove sia la cosa, però insomma qua ci dice che le cose che scintillano sono navi con i transponder. Quelle senza transponder sono cose pirata, quindi navi pirati scappa, e dice non provare minimamente ad affrontarli perché non sei una nave da combattimento. I blu sono oggetti che si stanno muovendo più vicini e i rossi più lontani. Bene, io onestamente non ho idea di dove sia la base, quindi proviamo a esplorare. Vedete che intanto si sta spostando qualcosa qua davanti. C'è il rischio probabilmente che esca qualcosa, quindi vedete che è un po' blu. Quindi gli do un'accelerata e la risposto verso il fondo in modo che non esca. Abbiamo qualcosa in alto di là, quindi proviamo ad andare e vediamo se è J64. Diamo un'occhiata se è qualcosa. Intanto stiamo consumando propellant. Alt, fermati. Che cos'è questo? Ok, cliccandoci mi ci posiziona. Vediamo, non so cosa sia, ma sembra... Vai avanti, cazzarola, perché sono abituato a muovermi con il RCS, che non è che vada proprio benissimo. Non so cosa sia questo, a dir la verità. Cliccandoci non mi dice cos'è, però... Io mi avvicino e cerco di prenderlo. Diminuisco un po' la velocità. Vediamo se riusciamo a inserirlo
No, se ne sta andando, perché? Ok, vai. Life pod status. Ok. Non so cosa abbiamo caricato a bordo. Però sembra buono. Allora, non so dove sia la stazione, però. Intanto si può continuare a minare. Intanto ci troviamo qua. Visual feed. Non c'è una mappa o qualcosa, quindi... Boh. È sparito anche tutto il tutorial adesso, quindi... Non so onestamente dove sia la base. Aia! Mi ha dato una botta. Vedete che intanto sta salendo il motore, quindi dovrei accelerare per scaricarlo un po'. Current target. No, non ho onestamente missioni ora da fare, quindi non so neanche dove stia andando. Sono all'interno di questi satelliti. C'è qualcosa di verde di là che diventa rosso, che si sta avvicinando a me. Devo ruotare da questa e andare. Vedete, poi possiamo fare una cosa di questo tipo e dirgli vai di là. Quindi si raddrizza. Cioè, tiene molto conto del movimento. Però onestamente non ho idea di dove andare. Vedete, possiamo ruotarla così. Oppure disattivare completamente l'autopilot e vagare per conto nostro. Vorrei dare un'occhiata a dove ci troviamo. Non ho idea di dove sia la base. Qualcosa di là. Stop, 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 stop. Verso il basso. Ma ti giri o no? Oddio, sto danneggiando qualcosa. Ah, vediamo un po'. Se continuo, perché sto uscendo dagli anelli. Vediamo cosa succede. Continua. Ah, mi calcola la traiettoria di ritorno, ok. E mi fa tornare lì. Ok, qua mi dà un riassunto di quello che è il... Non ho trovato la nave. Ah, siamo usciti. Ah, ok, bastava uscire così, ok. Abbiamo recuperato... un life pod. Ah, posso accelerare il tempo. Prendi tutto. Ok, mineral market. Possiamo vendere quello che abbiamo raccolto. Ah no, qua compriamo. Non abbiamo niente noi di questo. Non abbiamo raccolto praticamente niente. Possiamo sostituire o riparare, possiamo potenziare la nostra nave, possiamo aggiornarla con nuovi hard points. Il dealer è... possiamo prendere delle navi nuove, che spettacolo. Possiamo prendere equipaggio. Interessante. E poi possiamo tornare nuovamente nel ring. Allora ragazzi, questo è senz'altro un gioco molto interessante. Si mina, non si fa altro, insomma, però si va a fare profitto. E questa gestione della nave, che anche altri giochi hanno preso così, con questo controllo della, chiamiamola, gravità, non è un concetto originale, ma ha applicato un gioco di mining spaziale veramente figo. Il prezzo ottimo,
A 4 euro indispensabile averlo. A 8 euro valutate se vi può piacere l'idea, il gioco comunque è in sviluppo. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo bellissimo titolo e noi ci sentiamo nel prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.